La Fiorentina vince al Maradona ed è terza in classifica, queste le pagelle ovviamente tutte positive, partendo da Terracciano che ci mette una pezza su Osimhen, fa una grandissima parata anche nel primo tempo, un po' piantato sul gol ma merita comunque un voto alto, 7. Kayode 7 e mezzo, ha fatto una prestazione importante contro uno degli esterni più forti del mondo, comunque della Serie A, Kvaratskhelia, ha dimostrato di essere veramente un veterano. Centrali 7 sia per Milenkovic e Quarta, che hanno anestetizzato bene Osimhen, che ha segnato soltanto dal dischetto. Diamo 7 anche a Parisi, che ha sbagliato tantissimo in occasione del gol del pareggio ma che poi si è ripreso con una prestazione importante, Gagliarda condita dall'assist con cui ha mandato in rete Nico Gonzalez per il 3-1. 7 il voto anche ai due mediani, sia Arthur sia Duncan, prestazione di regia sapiente ma anche di grande interdizione in fase di possesso del Napoli, veramente tanta tanta roba. Batteria dei trequartisti 7 e mezzo sugli esterni, sia Iconé sia Brecalo, ma con due motivazioni diverse: Brecalo per il gol, Iconé perché è stato veramente una spina nel fianco per la difesa del Napoli per tutta la gara. Bentornato Iconé, che mancava a questa squadra. 8 al trascinatore della Fiorentina, al nuovo volto della nazionale Luciano Spalletti, che è Giacomo Jack Bonaventura, ha fatto una prestazione straordinaria anche oggi nello stadio dedicato a Maradona. Diamo 6 e mezzo a Nzola, che è un po' il peggiore in campo, che ha visto pochi palloni ma si è sbattuto, aveva anche assistito per Iconé quando il francese ha preso il palo. I subentranti 7 e mezzo a Gonzalez, che entra, segna e gioca 25 minuti finendo comunque a referto, mentre gli altri sono tutti da premiare con un voto sufficiente. 8 a Vincenzo Italiano, perché se la Fiorentina è terza in classifica e sogna la Champions, è merito di questo allenatore anche oggi, partita preparata al meglio e assolutamente dominata.